Mi chiamo Luigi Pompeati Marchetti e sono in banca Mediolanum dal 2006. Provengo da studi giuridici, faccio la pratica di avvocato nello studio di mio padre. Mi piace la finanza, mi piace un po' meno la giurisprudenza e quindi ho colto l'occasione di questo contatto che avevo in banca Mediolanum. Ci siamo piaciuti e da lì è iniziata l'avventura. Mio padre inizialmente penso non fosse stato molto contento, ma dopo 16 anni la carriera che ho fatto penso che ora sia orgoglioso. E beh, chiaramente l'asticella era alta, perché mollare uno studio storico come quello di famiglia per intraprendere una nuova avventura, i rimpianti erano dietro l'angolo e quindi ho iniziato a correre. La crescita passa spesso da un confronto, da chi è davanti a te, da un modello, cioè seguire un modello, adattarlo a te, e poi provare o a superarlo o a raggiungerlo. E quindi ho avuto la consapevolezza che a un certo punto dovevo confrontarmi in un campionato diverso. E quindi sono andato a Firenze, Padova, a parlare con colleghi e a cercare di instaurare con loro una relazione, quindi un network che potesse quindi coinvolgere anche i miei clienti, per assurdo. Perché i clienti importanti hanno bisogno di clienti importanti. Quando un cliente importante sceglie una banca, oltre al rendimento finanziario, lui valuta anche il network che tu puoi offrirgli. L'immagine di Banca Mediolanum sul mercato è cresciuta molto, non solo come sicurezza, che quello era un must di Banca Mediolanum, ma anche come banca di riferimento in un certo ambiente. E questo è fondamentale per poter competere. Buon senso. Una persona di buon senso, che quindi non si lancia in voli pindarici e non si specchia in se stesso. Ha molti dubbi, poche certezze, e questo il cliente lo apprezza. Mi confronto anche con loro e cerco di capire, anziché guidare, di capire cosa loro vogliono, cosa loro cercano, non solo finanziariamente. All'inizio del rapporto col cliente, prevedere che il 50% delle possibilità è che salga e il 50% è che scenda. Se noi siamo strutturati bene, posizionati bene nel caso in cui scenda, allora il cliente può stare tranquillo. Questa è una cosa che fin da subito andiamo a capire, a comprendere, per la sua tranquillità. Quindi non cerchiamo la massimizzazione del risultato, ma la minimizzazione del rischio. E questo poi, con tutte queste crisi, c'è state più prove della necessità di un approccio di questo tipo. Non è facoltativo, è necessario un approccio di questo tipo. Per fortuna non lo fanno tutti. Abbiamo questa cultura dell'entrata graduale nei mercati, che è un nostro DNA, e questo in anni come questi è sicuramente un grande paracadute per il cliente. Ci vuole impegno, fatica e passione anche, perché uno deve appassionarsi anche alle persone, al cliente, al caso, cercare di risolvere il problema, perché chiaramente le persone che sono utili tendenzialmente poi diventano indispensabili.